Che cos'è l'insoddisfazione? L'insoddisfazione è strettamente legata al desiderio. Voi vi siete giustamente affannati per comprendere qual è il desiderio giusto. Io vi posso dire, figli, che per noi, che osserviamo lo svilupparsi della trama, della realtà, che osserviamo come il disegno si dipani secondo la successione di punti che voi chiamate tempo, qualsiasi desiderio voi possiate avere, alla fine è il desiderio più giusto. Infatti, il desiderio è una spinta che ognuno di voi possiede nel suo intimo per non fermarsi su se stesso e cercare di arrivare a qualcosa di diverso. Quello che è importante non è il desiderio in se stesso, ma l'intenzione che spinge il desiderio ed è il trasformarsi dell'intenzione nel vostro desiderare di tutti i giorni che accompagna l'ampliamento del vostro sentire. Così, mentre voi conducete le vostre vite scontrando i vostri desideri contro la realtà, la vostra intenzione si trasforma grazie alle comprensioni che raggiungete a mano. Ed ecco che, vita dopo vita, la vostra intenzione, da completamente egoistica, si trasforma gradualmente in intenzione sempre più altruistica, migliorando la qualità del vostro desiderio. Naturalmente, avere desideri non realizzati porta ad essere insoddisfatti. Essere insoddisfatti significa cercare di realizzare i propri desideri. Cercare di realizzare i propri desideri significa non fermarsi in quello che si sta vivendo o facendo, ma cercare di agire e di interagire con la realtà, sentendosi vivi e non passivi nei suoi confronti. E questo, figli, significa reagire alla sofferenza, reagire a tutto quello che senza l'insoddisfazione, il desiderio e la spinta alla modifica, apparirebbe come un fatto ineluttabile, che può portarvi a fermarvi in voi stessi e alla cristallizzazione, che vi attirerà altro dolore. Così, non soltanto il desiderio, ma anche l'insoddisfazione che nasce dal desiderio inappagato, sono dei meccanismi importanti per aiutarvi a compiere, attimo dopo attimo, il cammino che attraversate all'interno del piano fisico e che noi figli vi garantiamo, per averlo percorso prima di voi, vi condurrà per mano un giorno e ineluttabilmente a non desiderare più nulla, a sentirvi parte del disegno e a rendervi conto che anche il dolore e la gioia sono scritte nella realtà di cui fate parte e costituiscono il modo migliore per voi e per tutti quelli che vi circondano per arrivare a quella condizione di beatitudine che vi porterà a ricongiungervi coscientemente con il divino.